questo disco è la mia espressione migliore. Chi ha corrotto quello specchio, quello lì non sono io. Sono sparite le mie ali, quel collare non è mio. Ero un angelo perfetto, pronto per servire Dio. Chi mi ha spento? L'angelo ferito è un angelo non colpevole di trovarsi nel bel mezzo di questo grande nubifragio di sentimenti, di paure, di angosce. Io sono stato ferito più volte, quindi le mie cicatrici parlano da sole. Però queste mie cicatrici hanno fatto sì che più fossi ferito e più queste ali si ingigantivano. Sono l'angelo ferito, mi hai tradito ingenuità. A quel mondo gli ho creduto e alla fine eccomi qua. Sempre appesa a un manifesto, me la caverò così, esibendo il mio talento fino ad arrivarmi. Tutto quello che è stato raccolto fa parte di un archivio personale di ciascuno. E io sono poi uno molto attento a non disperdere nessuna delle esperienze. In questi mesi di chiusura, devo dire, mi sono adoperato per cercare di immaginarmi come mi sarei visto nei 20 anni in questi 70. Ringrazio quei silenzi e quella serenità che mi hanno permesso di arrivare a questo traguardo. Questo disco dimostra quante volte io mi sia presentato alla fonte battesimale. Oggi sono un cristiano orgoglioso della mia musica e di quello che sono.